Avevi dichiarato su Alessandra Mussolini che era più brava a cantare che a fare politica. Secondo te ci stupirà in questa edizione? Ma sicuramente sì, sicuramente. Io di politica poi non mi intendo niente. Sono veramente. È come se tu mi chiedessi, che ne so io, di fare l'archeologo, non ci capisco niente. Come cantante io ho prodotto un disco suo, è l'ultimo disco che è stato battuto all'asta a Londra, penso che l'abbiano venduto per 6.000 sterline. Pensa, io ce n'ho tre, adesso cercherò di venderli. Senti, non posso esimermi dal farti una domanda, siccome tu sei stato anche opinionista di reality, come vedi Orietta in qualità di opinionista, il Grande Fratello? Avrei preferito non vederla in quel ruolo lì. Orietta è una donna meravigliosa alla quale voglio molto bene e ancora deve capire anche le dinamiche. Io fra l'altro ho avuto modo di vederlo poco, sono ancora 3 puntate, lo vedrò, trovo Signorini che sia meraviglioso, veramente meraviglioso e mi piace tantissimo. E che cosa aggiungere più? Non lo so, certo il mio grande fratello che ho fatto io, quello rimarrà nella storia, perché c'erano altri personaggi, certo. Non è facile fare un programma così. Alfonso poi toccherà tutte le tematiche, perché lui è uno molto colto, intelligente, curioso, cerca di scrutare bene anche il personaggio. Spero che possa avere anche il successo dell'anno scorso, ma ce l'avrà perché è il top. Senti, Pamela Prati è alla ricerca di un rilancio, secondo te ce la farà in questo reality del Grande Fratello? Rilancio di che cosa? Deve trovare un secondo caltagirone. Troverà. Fabiana, risulta? Ce ne sono tanti finti in giro, tesoro. Grazie, bellissima. Grazie.